grau, dunkle Wolken ziehen auf. Ich atme den Regen, ertrage das Leben, der Himmel in grau. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo video di Behorled. Continuiamo questa storia che secondo me vale la pena giocare, perché io lo trovo un gioco molto bello e di compagnia. Comunque, abbiamo il nostro medico che ha qualcosa e noi dobbiamo chiedere che cosa ha che non va. E lui ha un problema di solitudine. Vuole parlare? Avrei una richiesta personale, una richiesta molto personale. Sono tutto orecchi, Aloysius. In ragione della mia professione non ho tempo per occuparmi dei miei problemi personali. È mio dovere civico salvare vite 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e quindi... So che è difficile crederlo vedendomi, ma... Sono molto timido con le donne. Arrossisco e mi confondo e ogni centimetro del mio possente, ma vabbè ragazzi, questo medico è mitico. Sudo copiosamente. E cosa posso fare io? Vabbè, abbiamo capito, praticamente ragazzi vuole che gli troviamo una donna. Eppure presto. A Luis Spack mi ha chiesto di trovargli una ragazza. Ok. C'è posta, quindi andiamo subito. Infatti, ragazza giovane, carina e socievole, cerca uomo benestante per relazione seria. Molto seria, ragazzi. Telefonare al 237-451. Chiama, te ne pentirei. Chiamiamo, ragazzi. Componi il numero. Meno male che non me lo fa dire a memoria, ragazzi. Pronto? Salve, mi chiamo Carl, chiamo riguardo al suo annuncio. Interessante, parlami di te. Oh no, non è... non è per noi, ma per uno che abbiamo conosciuto. È un po' timido, lo sto aiutando con una faccenda personale. È pronta ad incontrare un celebre medico? Un medico, come si chiama? Aloysius Pack. È quello di cui parlavo nei giornali, devo pensarci, ti richiamerò fra un paio d'ore, va bene? Va bene, aspettiamo la chiamata di questa fatidica donna. È proibito, c'è una nuova direttiva governativa, è proibito utilizzare valute straniere. Ok. Il telefono, ragazzi. Rispondiamo al telefono. Accetta la chiamata privata. Pronto, Carl, sono Clara, mi ha chiamato un paio d'ore fa. Accetto di incontrare il suo dottore. La parola d'ordine è fragole con panna. Vai, te la sei annotata? Attendo la sua telefonata. Figo. Andiamo dal medico, va? Salve, parla della solitudine. Qualche preferenza? Chi le piacerebbe incontrare? Chiunque. Le ho trovato una ragazza. Chi è? La ragazza dell'annuncio, stavo scherzando, non ho trovato... Ma perché, scusate ragazzi, io l'ho trovata la ragazza, non vedo l'ora di incontrarla. Oh, a meno che non ho fatto un casino con questa qua. La chiami, sta aspettando, la chiamerò oggi stesso, ma prima devo raccogliere tutto il mio coraggio. Potrebbe trovarmi del cioccolato, non sa bene presentarsi un appuntamento a mani vuote. Va bene, manco capace di prendersi un poco di cioccolato, ragazzi. Dai, corri tu. Salve, parla del cioccolato. Mi ha portato il cioccolato? L'ho comprato, ottimo, sono pronto per l'appuntamento. Perfetto ragazzi, un'altra missione completata. Qui è arrivato anche il tizio che... sì, aspetta un attimo. Che ci vende cosa vuole? Sì, io da chiedite, parla di come aiutare. Ecco i suoi documenti. Quegli idioti che stanno agli archivi li avevano persi, ma io li ho trovati. Ok, perfetto. Non li abbiamo neanche dovuti comprare. Vediamo che vuole la nostra moglie. Va bene, ragazzi. Allora, praticamente la moglie vuole dei cioccolatini. E quindi... Vabbè, è una missione giusto per farmi capire che questo tizio vende roba di contrabbando. E quindi praticamente compriamo il cioccolatino. E
basta. Ok. Abbiamo i documenti, quindi quando il signorino dell'appartamento 1 si sveglia, andiamo. Ok, diciamo che queste sono missioni, così, perché non c'è neanche... Non c'è neanche praticamente il tempo, quindi. Carl Schimmer, vieni quando vai. Ti ho dato i documenti. Salve. Parla dei documenti. Non riesco ancora a credere che abbia deciso di aiutarci. Novità? Prende il suo certificato d'assenza. Ora è un uomo libero. Incredibile, ce l'ha fatta. Ora niente vi impedirà di andarvene. Temo che non sia così facile. Mia moglie ha provato ad acquistare dei biglietti del treno, ma non glieli hanno venduti. A quanto pare siamo sulla lista nera. Dobbiamo trovare un modo per lasciare la città e andarcene il più lontano possibile. O perfino lasciare il paese. Puoi aiutarmi? Almeno siete su una lista nera e non su una lista di gente da giustiziare. Cercherò di farmi venire in mente qualcosa. Non so come ringraziarla, io non so come fare ad aiutarvi. Ho iniziato ad avere fiducia nella gente da quando l'ho incontrata. Ah, grazie. Voglio vedere se trovo qualcosa nei loro appartamenti. E poi dovrei comunque incominciare ad installare delle camere. Ma dai, scendi giù, ma che cos'ha? Ok ragazzi, sto installando delle telecamere che comunque ci serviranno prima o poi. E poi voglio anche spiare, diciamo, quello che possiede quest'uomo. Asciugamano, occhiali, cravatta blu, whisky. Pettine, libretto, portamonete. Ok, niente che ci interessi. Aspetta, allora la pellicola, scarponi, orologio, libri, pettine con blu. Vabbè ragazzi, vediamo... Ci sono delle nuove missioni da fare, quindi andiamo giù e parliamo. Mi sono sbagliata tipo tantissimo. Adesso clicchiamo per favore sul dottore. Chiedi che cosa è successo. Clara, la donna che mi hai presentato è fantastica, può venire a vivere da me? Beh, certo. Grazie, la pagherò. Ok, mi ha pagato. Bene. Vediamo adesso cosa vuole nuovamente nostra moglie. Marta è malata, Carl. Non abbiamo medicine in casa. Potresti trovare dell'aspirina per nostra figlia? Ho aspettato un secolo in fila solo per scoprire che mi serviva una prescrizione. Certo, sta molto male. No, ha solo la febbre, non mi piace come si sente. Ok, Marta è malata. Bene. Perché da questa stanza buia ci sono dei punti esclamativi? Cosa vuole? Lei mi ha chiamato. Ok, occhiali spariti. Ho perso i miei occhiali, Carle. Senza non posso lavorare agli archivi. Aiuti un anziano, li cerchi nel condominio. Li avrà lasciati da qualche parte o li avrò persi? Sono solo dei comuni occhiali, non possiamo comprarne un paio senza prescrizione. Domani Rosa andrà a presentare la tessera del medico, ma non posso aspettare un mese, va bene. Ok, praticamente questo uomo ha perso gli occhiali, li dobbiamo trovare, vediamo quello che troveremo ragazzi. Chiedi dell'aspirina per la figlia, giustamente, che sta male, magari ce l'ha. Avrebbe dell'aspirina, aspirina, no, non ne so niente di medicinali, se ne occupa mia moglie. Chiedi se ci sono. Ieri agli archivi hanno detto che la ferrovia che attraversa il confine settentrionale è bloccata. Brutta storia. Grazie comunque. Salve, ciao, 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 bello, ciao. Vediamo la moglie se ha magari l'aspirina. Buongiorno.
Sa dove posso comprare dell'aspirina? Non lo so, cara. Me l'hanno data all'ospedale. Lei ha l'aspirina, potrebbe darmi le pillole rosa, può chiedermi se mia figlia è malata, qualsiasi cosa, fa freddo, mi porti un cardigan. Ok, in realtà potremmo anche rubargliele, scusate, se dice che ce l'ha. Però vediamo se magari qua lo troviamo. In realtà abbiamo un po' di missioni, ragazzi, eh. Galzini, non ci interessa. Sì, papà. Chiedi degli occhiali. Hai visto gli occhiali che appartengono all'anziano signore che vive al primo piano? No, scusa, devo andare. Oh, nessuno ha visto sti occhiali però, ah. Cosa c'è, Carl? No, vabbè, non ci serve, dobbiamo solo trovare un pullover. Aspetta, magari la moglie lo sa dove sta il pullover là. Niente, ovviamente la moglie non ci sa aiutare neanche, ragazzi, quindi dobbiamo trovare gli occhiali per il vecchietto. Per avere le pillole dobbiamo portare un giubbottino lì, un cardigan alla vecchietta. Io non credo di averne, infatti non ho niente. È proibito possedere bevande gassate e importate. Madonna, ragazzi, sembra tutto un proibire. Oh, ragazzi, è arrivata la donna praticamente del medico. Già si vede che questa ci darà dei problemi, sicuro. Guardate che tipo. Ma che... Oh, fuma. Ho raccolto l'informazione del vecchietto che fuma, ragazzi. Oh, che poi il cioccolatino c'era, io l'ho comprato come una deficiente. Ma scusate, io stavo cercando gli occhiali. Questi non sono occhiali. Ma prendili, scusami. È stato così facile. No. Niente, dobbiamo trovare sto pullover qua per la vecchietta. No, secondo me, ragazzi, devo comprarlo da lui. Prego, commercia. Che cosa vende oggi? Di un'occhiata. L'aspirina, ragazzi, è l'aspirina. No, che cavolo, l'ho comprato. Ah, vabbè, dai, mi serviva, ragazzi, dai, pazienza. Sicuramente lo trovavo se cercavo, però mi è scappato il dito e l'ho comprato. Vediamo che vuole nostra moglie. La TV si è rotta, Carlo, occupati del guasto per favore, chiamo un tecnico. Ok. Devo riparare la TV. Bene, quante cose, ragazzi. Ok, perfetto, ragazzi, iniziamo subito a riparare questa TV perché so che... Nostra moglie ci ucciderà tipo tantissimo e non mi serve quello. Ok, abbiamo riparato. No, aspettate, prima di prendere altre missioni, meglio che... Quindi lui abbiamo parlato. Vediamo lei se ha visto degli occhiali. No, non me lo fa fare. La bimba. Chiediti. Lei mica ha preso gli occhiali di Mark e Marta? E chi sarebbe? Il vecchio signore che vive al primo piano. No, non sono stata io, ma se mi date i cioccolatini ti dico chi è stato. Accetto.
Contrattare è una brutta cosa, tesoro. Dimmi cosa hai visto e basta. Ti comprerò comunque dei cioccolatini. E perché mamma ha detto così? Ho sentito che ti ha detto che devi prima comprare del profumo per lei e poi tutto il resto. Papà, voglio un cioccolatino. Oh, ma questa bimba qui è cattiva. Meno male che io l'avevo visto qua un cioccolatino. No, dov'è che l'avevo visto, ragazzi? Ora devo perdere una giornata a cercare questi cioccolatini. Ah, eccolo qua. Prendiamo. Dai, bimba. Dai il cioccolatino. Ecco il tuo cioccolatino, amore. Ho visto Patrick prendere gli occhiali da sotto il tavolo della cucina. Li ha puliti con la manica, li ha provati e se li ha messi in tasca. Capisco, Patrick. Non lo sgriderai, vero papà? A me sto tipo qua proprio non... Ma mandatelo via. Chiedi degli occhiali. Che ne hai fatto degli occhiali di Ranek, Patrick? Io non ho fatto niente. So che li hai trovati sotto il tavolo, vabbè, questo lo sappiamo, quindi glielo stiamo anche dicendo. E mi dai gli occhiali, ovviamente. Ok. Praticamente si era preso sti occhiali per fare lo scaltro, ragazzi, voleva fare lo sborone. Ho bisogno di qualcosa, mi legge nel pensiero, caro Carl. In effetti mi servirebbe il tuo aiuto. Mi troveresti una bottiglia di roba forte, ti ripagherò bene. Mi annoio. Io l'avevo visto. Io gli occhiali ce l'avevo, ma mi sa che non mi fa parlare qua. Forse sono... Avete visto che ci stava il cardigan, mannaggia a me. Vorrei trovare anche una bottiglia di whisky. Eccolo. Attenzione, la legge vieta di rubare i beni altrui. Per ottenere informazioni e prove è sufficiente cliccare sul tasto sul testo colorato nella descrizione. Ma io lo voglio rubare, scusatemi. E se ci clicco? Ah, qui c'è la signora del... praticamente della giacchetta lì, del cardigan. Dai il cardigan. Perfetto. Ora andiamo subito... Cosa c'è, Carla? Parla della salute. Come sta Marta? Le aspirine? Si prendi. Spero si tratti solo di influenza. Sono tutti malati in questi tempi. Grazie, penso che si sentirà meglio per qualche volta. Ok, diamo la bottiglia a sta ambriagona che tra l'altro abbiamo rubato dal loro, dalla loro camera. Ciao tesoro. Quindi praticamente sarà molto utile questa bottiglia. Cioè, cosa hai portato? Dai il whisky. Whisky? Ottimo. Vabbè, questa qua ci farà avere dei problemi sicuramente. Ah, bene, praticamente questo ha trovato la fidanzatina. Vabbè, dai, andate al cinema e divertitevi. E dai, pure 20 dollari per i fiori, va bene. Sì, sì, sgancio io tanto. Mettetevi a spese lì. Parla degli occhiali, così gli diamo gli occhiali e concludiamo. Li ho trovati, eccoli qui. Li aveva presi mio figlio, voleva sembrare più grande all'università. Erano sotto il tavolo della cucina. No, io dico la verità io, ragazzi. Ah, i giovani hanno talmente tanta fetta di crescere, non pensano che poi si diventa grassi e calvi. Questo è per la sua onestà. Ah, ci ha dato dei soldi, raga. Quindi è come se nostro figlio è andato al cinema gratis. Bene. Ok ragazzi, dobbiamo trovare un modo praticamente per far andare questo qui. Non so proprio come poterlo aiutare. Va bene, dai, lo scopriremo praticamente nella prossima puntata. È proibito indossare o vendere jeans addirittura.
Boh, la moglie voleva qualcosa ma è andata a dormire, quindi va bene ragazzi, io direi comunque di interrompere qui la puntata perché credo che sia durata anche abbastanza. Spero che comunque vi sia piaciuta, non ho dato molto enfasi alle cose, ho cercato di comunque restare molto più calma perché è un gioco particolare, non c'è bisogno di molta enfasi. E niente, detto questo ragazzi, questo video vi è piaciuto, ovviamente spolliciate e commentate se avete delle curiosità riguardanti questo gioco. E niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacione. Ciao! Himmel in Grau, dunkle Wolken ziehen auf. Ich atme den Regen, ertrage das Leben. Der Himmel in Grau.